quelle etichette che si vengono appiccicate per il semplice fatto di appartenere a un gruppo. La donna matura prima dell'uomo. Ecco, questo è un esempio di stereotipo. Io su questo un po' sono d'accordo, però non lo dico a nessuno. Comunque, io e la mia classe abbiamo trovato tanti stereotipi legati alla figura femminile. Così oggi abbiamo deciso di leggervi. Buon ascolto. Avete mai sentito dire gli uomini sono più forti delle donne? Io da quando sono nata. Un altro luogo comune, le donne dovrebbero guadagnare meno soldi rispetto agli uomini. I lavori per le donne sono quelli di babysitter, insegnante e segretaria. Le donne devono solo occuparsi dei figli. E io aggiungerei della casa. Sì, sì, infatti devono solo cucinare e fare lavori domestici. Le donne dovrebbero essere solo sottomesse a fare quello che sono solo esseri fragili e indifesi. In realtà gli stereotipi sono esseri franchi. È vero che alle donne fu permesso di votare nel 1946 e che solo nel 1963 fu emanata una legge che incentiva le donne a entrare in magistratura e ancora che solo nel 2000 le donne possono comprare le donne. È un lungo cammino quello verso la parità di genere, tutto il fatto perché necessita di un cambiamento culturale e di pensiero. E in questo cammino le donne non possono essere sole. Thank you.
Ho scoperto che la mia paghetta è più bassa di quella del mio compagno di banco. Lui a casa neanche sparecchia. Figo, no? Sono troppo felice perché ho trovato subito lavoro. Ma la cosa veramente stupenda è che il mio ex compagno di corso lo pagano di più. Che gioia! Quando sono rientrata dalla maternità è stato fantastico. Già mi pagavano meno dei miei colleghi uomini. Non contenti, hanno pensato bene di togliermi la scrivania. Dolcissimi, l'hanno fatto per me, perché stare in piedi fa bene alle smagliature. Dopo tanti anni di fatica e impegno, sono ai vertici dell'azienda. Me lo meritavo proprio. Ora è bellissimo. Mi siedo a quel tavolo e sono pagata meno dei miei colleghi uomini. Finalmente mi godo il meritato riposo. È rassicurante sapere che anche in pensione mio marito prende più di me. Figo, no? In Italia le donne guadagnano meno degli uomini. La differenza salariale nel settore privato è del 17,9%. Questo non è normale. No pay gap. Valore D promuove la campagna per la parità salariale. Impegniamoci insieme per raggiungere questo obiettivo.
Thank you.
Senti, due parole sulla pasta Barilla. È la nostra pasta, la pasta Barilla, perché è fatta per il tuo uomo, per i tuoi ragazzi, perché trovino più gioia nei buoni cibi di casa tua. Tu sai come cuoce, come tiene, e quel bel colore dorato che ha quando il tuo piatto è pronto per loro. Continua ad adoperarla ed avrai sempre un piatto da favola con pasta Barilla. E poi lo sai, in te c'è una gran cuoca e Barilla la rivela. Carmencita, dove sta? Oh, si calmi, sono qua. Carmencita, qui impiegata, da 3 mesi l'ho cercata. Ma perché, o caballero? Lei per me è un forestiero. Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via. A Carmencita, il sindaco ci guarda, fa un sorriso da maiarda. Caballero, le son grata. Senza lei sarei sposata. Bambina, sei già mia. Chiudi il gas e vieni via. Pazzo. Ciao, 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 ciao. Ce ne andiamo a lavorare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 stiamo in casa ad aspettare. Oggi in casa pulisco il lampadario. Non è certo un lavoro straordinario. È un piacere se penso a mio marito, che al ritorno lo troverà pulito. Di mestiere faccio il carrozziere. Quante auto bianche, rosse e nere. A mia moglie io vorrei donare, ma le devo solo riparare. Mamma mia, che disastro! Ai 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 ai, ma che disastro abbiamo fatto mai? Ai 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 ai, sei proprio una che combina guai. Sei un ingegno. Se a noi donne succede di sbagliare, poi sappiamo farci perdonare. La maniera giusta è una sola, prender l'uomo, l'uomo per la gola. E con noi, qui con noi, sì che c'è chi ci può aiutare. Allo campo. Avete perso, voi.
che mi sia di questa storia. Ragazzi, però vi do già Gaetano, sì. Ragazzi, però vi dovete spostare. Ah, voi avete finto, potete tornare in casa. Come? Ecco a lei. Chi? Ma no, lui sì. Lo fa uscire che ora gli posso finire. Grazie. Sono io. C'è mamma, c'è tua mamma. C'è suo padre. Ma c'è tuo padre, Gaetano. Guarda quanti cammini fa. A quanto avete vinto? A posto. Thank you.